Quiero ser testigo de esta alegría del Evangelio. Desidero essere testimone dell'allegria del Vangelo, dice Francesco in TV nella sua lingua madre, ai tre popoli che lo attendono, impazienti, videomessaggio trasmesso ieri sera. Falta poco per il viaggio. Falta poco, manca poco, 8 giorni appena, e il Papa partirà infatti di nuovo diretto in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Nono viaggio fuori d'Italia del pontificato, secondo dopo la GMG di Rio 2013 in America Latina. Ma anziché magari un trionfale ritorno in patria in Argentina, Francesco ha preferito i più piccoli e poveri paesi di quel continente. A los que son víctimas de esta cultura del descarte. Il pensiero va alle vittime della cultura dello scarto, come solito chiamarla lui, anziani, malati, carcerati, poveri, unite le vostre preghiere alle mie, chiede in anticipo, perché l'annuncio del Vangelo raggiunga le periferie più lontane. Francesco, da parte sua, ne ha 4 in agenda da visitare: un ospizio in Ecuador, un carcere minorile in Bolivia, un ospedale pediatrico e il popoloso barrio Bagnado Norte di Asunción in Paraguay. Ma spicca anche in programma il discorso al secondo incontro mondiale dei movimenti popolari a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. Previste parole forti e non soltanto là sui temi come povertà e disuguaglianze che affliggono il più cattolico continente del globo. Partenza domenica 6 luglio, ritorno lunedì 14. Non sarà poca neppure la fatica, perciò Francesco saluta e si raccomanda fin d'ora. Sta prontito. A prestissimo e per favore non dimenticate, pregate per me.